Pace del Signore, amici, fratelli e sorelle in Cristo, voglio condividervi una mia meditazione dal Salmo 137, a cui ho messo come titolo Tristezza e rabbia dell'esiliato in Babilonia. Gloria a Dio, gloria al Signore. Vogliamo leggere i primi due versi di questo Salmo. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre. Gloria al Signore. Questo salmo descrive la prostrazione di un popolo che a causa dell'infedeltà al suo Dio ha subito il suo giudizio, cioè l'invasione e la distruzione da parte di una nazione straniera oltremodo crudele. Qual era questa nazione straniera? Babilonia, che mise fine al casato reale di Davide, distruggendo Gerusalemme e il suo tanto amato tempio. I giudei in questo frangente quindi si trovavano in uno stato di profondo avvilimento e sebbene le loro cetre le avevano ormai messe da parte, appese sui salici alle sponde del fiume, sono invitati, è vero, dai suoi oppressori babilonesi a cantare i canti della propria patria. I canti di Sion, che erano, è vero, canti dedicati alla lode del Signore. Leggiamo il verso 3 che dice questo. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci canzoni di Sion. Come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Sembrava, è vero, una beffa fatta apposta sopra un'altra beffa. I babilonesi, per rendere, è vero, la loro oppressione più dura e la loro condizione ancora più umiliante, chiedevano che cantassero canti di liberazione. Quando è vero gli israeliti erano invece sotto il giogo della schiavitù. Certo, per gli ebrei trovarsi deportati e schiavi, lontani dalla loro terra che Dio gli aveva dato mostrando la sua potenza, era, è vero, una sconfitta umiliante. Come potevano cantare quei canti di vittoria e di trionfo? Notiamo in questo salmo, è vero, il forte attaccamento degli ebrei alla loro terra e alla loro storia, che erano legate strettamente al loro Dio, l'autore e formatore della loro nazione. Esso è espresso in forti tinte nel verso seguente, il verso 5. Questo è vero. È il salmista, un deportato ebreo molto probabilmente, dice: se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Gloria al Signore. Queste, è vero, sono immagini forti ed esprimono il forte amor patrio, è vero, del popolo di Dio, il popolo di Israele, che desidera, che desiderava e sperava, confidando nelle benevole promesse di Dio, di ritornare alla propria terra e vedere la vendetta già predetta dai profeti di Israele sui popoli nemici. Leggiamo dal verso 7 al verso 9.
Il salmista continua dicendo al Signore: ricordati, Signore dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spianatela, spianatela. Ecco, questi sono i nemici di Israele, figli di Edom, è vero, discendenti di Esaù. Spianatela, spianatela, fin dalle fondamenta, figlia di Babilonia, che devi essere distrutta. Beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto. Beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Gloria a Dio, queste sono parole forti, è vero. E ci possiamo rendere conto come è vero, è orribile la guerra. Certo, è vero, questi ultimi versetti hanno fatto e fanno parlare, come altre parti della scrittura, coloro che vorrebbero denigrare la parola di Dio come una sorgente istigatrice di odio. In particolare è vero il verso 9 che abbiamo letto, che dice: beato chi afferrerà i tuoi bambini, cioè i figli dei babilonesi, e li sbatterà contro la roccia. Questo verso sembrerebbe veramente inappropriato alla parola di Dio, ma dobbiamo capire che qui stiamo parlando, è vero, di un popolo, il popolo di Israele, il popolo ebreo, che stava soffrendo crudelmente. Se pensiamo al trattamento che i babilonesi riservavano ai loro prigionieri, è vero, questo dalla storia si sa di come trattavano veramente in modo crudele i babilonesi i loro nemici vinti e prigionieri. Gloria a Dio, gloria al Signore. Però noi, è vero, vogliamo interpretare spiritualmente questi versi, e interpretandoli spiritualmente possiamo dedurre che i bambini dei babilonesi, quindi i discendenti, i figli, la progenie, è vero, dei babilonesi, potrebbero rappresentare quel coacervo di popoli e religioni che negli ultimi tempi, uniti insieme, formeranno quell'organizzazione politico-religiosa che nell'Apocalisse è chiamata la Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra, ebra del sangue dei santi, i cui figli, appunto, i cui discendenti di questi babilonesi, quindi dal punto di vista spirituale, questi figli dei babilonesi, sono i primogeniti del male che sedurranno e allontaneranno gli uomini da Dio e perseguiteranno, è vero, e uccideranno, anche martirizzeranno i santi del Signore. Gloria a Dio. Questi primogeniti, è vero, di Babilonia, al pari dei primogeniti d'Egitto, giudicati e sterminati da Dio, mentre il sangue dell'agnello pasquale proteggeva il suo popolo, a sua volta, anch'essi giudicati e sterminati da Dio, è vero, causeranno definitivamente la liberazione del popolo del Signore. E questo è proprio quello che è avvenuto ancora alla croce del Golgota circa 2022 anni fa. Lì Gesù Cristo, l'agnello di Dio, prendendo su di sé il peccato e il male dell'umanità, è diventato maledizione per noi, cioè quel serpente che Mosè innalzò nel deserto, come l'Evangelo di Giovanni dice al capitolo 1, al verso 19. In questo modo, è vero, egli ha sterminato spiritualmente in se stesso Gesù Cristo, giudicando e condannando tutti i primogeniti del male, cioè il diavolo
e tutte le forze spirituali della malvagità. Producendo con questo atto glorioso e misterioso la nostra liberazione e salvezza. Gloria a Dio, gloria al Signore.